A cavallo, per andare da Roma a Vicenza, ci mettevano neanche una nottata, perché cambiavano cavallo ogni 70 km, andavano alla velocità di 70 all'ora, 7x7 49, 400-500 km li facevano. Quindi neanche i romani non avrebbero perso il tempo di mandare un dispaccio da Roma a Vicenza e dire guarda che è arrivato il cavallo, e hanno sequestrato tutto. Peraltro parliamo da Venezia a Vicenza, quindi 70 km con due cavalli veloci, in mezz'ora erano qua. C'è qualcosa che non funziona. Guarda Valentina, te lo dico da in piedi e te lo dico da in italiano. Se tu mi rompi i coglioni, io ti butto dalla finestra. No, sindaco, perché tu devi sapere, sindaco, puntualmente, ogni volta che io vengo qua, questa dice che io parlo. Poi stanno zitti, nessuno parla, mi hai proprio rotto. Perciò, guarda, adesso mi sono talmente rotto che non ne posso più io di questa democrazia in merda. Tu con me hai chiuso e la prossima volta che apri la bocca, giù dalla finestra. No, no, non accetto, perché è l'ennesima volta, gliel'ho già detto, basta, adesso basta. Siamo in consiglio? No. Qua no. E allora basta. Mi sono... No. Io sono dalle 4 di questa mattina, io sono dalle 4 di questa mattina che sono alzato e sono venuto qua puntuale alle 6 e un quarto e sono stufo di essere preso in giro. Ma con chi vi chiedete di avere a che fare? Qui qua a parte. Presidente, devi intervenire, no? No, va bene. Gli ultimi 10-12 mesi abbiamo potuto mandare i rifiuti passando attraverso i centri di transito, perché i centri, le piattaforme hanno questo obiettivo, quello di raccogliere le piccole quantità dei vari rifiuti tossici e nocivi, raggrupparli in modo da raggiungere la quantità che i centri di smaltimento poi accettano di ritirare. Abbiamo finito l'ultimo carico in dicembre perché avevamo ancora 22 fusti di un rifiuto estremamente pericoloso che siamo riusciti a smaltire con grande difficoltà in Danimarca, l'unico centro europeo che ha accettato di smaltire questo rifiuto. Quindi l'operazione, voglio dire, dello smaltimento dei rifiuti sequestrati è durata fino al dicembre. IEM, cioè di provenienza IEM o di altre società, questi famosi 22 particolarmente pericolosi. Quei 22 non lo so, lo devo chiedere in azienda, perché sinceramente non ho controllato tutti i vari smaltimenti. È questione delle potestà dello statuto IEM. Non credo proprio che potessero essere di IEM, perché IEM non ne ha portati la... Comunque... Erano di IEM, erano di Corenic, su questo siamo d'accordo. Non è una tipa. No, non sono in grado di dirlo perché io non mi sono occupato. Se hanno fatto un ricorso, Rosa, il dottor Rosa ha fatto un ricorso. Sì, adesso, ma adesso Emanuela mi ha chiesto quei 22 fusti e io quei 22 fusti lo posso chiedere in azienda, ma come sapete sono amministratore della holding e non di IAM Bonifiche. Mi credo che qui, e vorrei chiarire ai commissari e al presidente, che io sono qui in una commissione del comune, non sono in un'aula di tribunale e non intendo accettare i metodi di un'aula di tribunale. No, ma lo chiarisco preventivamente, Manuela, non mi sto riferendo a te e sto dicendo che alla tua domanda non so rispondere perché non mi sono occupato nel dettaglio di questo, però io sto relazionando in base alle mie responsabilità. Allora sto dicendo che la vicenda dello smaltimento è terminata un mese fa perché i rifiuti erano molto difficili da smaltire per le prescrizioni che c'erano da parte della magistratura. Pertanto ho dovuto occuparmi della vicenda e la vicenda sta producendo ancora perdite al gruppo IEM perché, ripeto, nel dicembre del 2013 abbiamo potuto interrompere di fatto l'attività di gestione dei rifiuti, perché stavo spiegando che quel tipo di rifiuti non li carichi in un camion con una ruspa,
devono essere confezionati e alcuni rifiuti addirittura, e mi sto riferendo agli ultimi 22 fusti, non siamo nemmeno riusciti a mandare i campioni in Danimarca quando ci abbiamo provato, perché alla stazione di Milano già si era innestata una reazione chimica per cui questi 22 fusti cominciavano ad immettere nell'atmosfera non si sa che cosa, per cui ci sono stati rimandati indietro, eccetera. Quando vorrete, io posso mandarvene copia della testimonianza di Vianello, troverete cose risibili, cose in cui afferma di non conoscere servizi costieri nella sua prima parte di testimonianza, obbligando l'avvocato Ambrosetti a fargli poi nella seconda tornata, dopo che gli ho detto io a lui uscendo dal tribunale, guarda che ti metti nei guai dicendo cose che non sono vere, perché dottore, ho finito, lega a pagina 120, perché nella mia testimonianza le leggo tutte, quello che immediatamente Presidente, perché fermo in mozione questa venga presa adesso, andiamo mozione d'ordine, sì. Presidente, mi scusi, poi non funziona così, la commissione è una commissione informativa e mai, facciamo una commissione, ma è questa è una commissione informativa, non è una processo, e il processo è iniziato, il Presidente Colla ha fatto il processo, mi spiace, chiedo che parliamo delle questioni che ci sono, perché fra di loro che saranno. Ho fatto questa breve cronistoria per dire che cosa? Semplicemente che dalla lettura dei fatti, di come sono strutturate le delibere, si evince chiaramente che Presidente e Consiglio di Amministrazione hanno indiscutibilmente ritenuto di avocare a sé la questione dell'acquisizione della piattaforma di Marghera. Normalmente le pratiche di Consiglio di Amministrazione non erano strutturate con una comunicazione del Presidente al Consiglio, ma erano dei dossier che venivano predisposti dalla struttura, il dirigente del servizio li sottoscrive, li passa la direzione li mette in segreteria, la segreteria prepara l'ordine del giorno, l'ordine del giorno viene firmato. In IAB funziona così, è un'azienda strutturata evidentemente, magari anche troppo, ma però questo dovrebbe essere anche indice di garanzia. Il Presidente sottoscrive l'ordine del giorno, lo invia ai consiglieri e queste pratiche venivano lasciate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione due o tre giorni prima, in modo che i consiglieri presso la segreteria potevano recarsi e verificarle. Non ci sono pratiche per IM bonifiche o per IM Ecoli. Una precisazione. Sì, certo. Perché in loro lei ha detto una cosa importante adesso. Ha detto che sulla questione dell'acquisto, queste deliberazioni, non c'è più. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente non chiedono più il parere sentito. Già da prima questo non accadeva, ma comunque in queste delibere non c'è il parere. Ma poi ci sono altre delibere di altri diventa argomenti un sistema, in cui cioè diventa un sistema questo? Diventa un sistema che ha qualche eccezione nel tempo. Cioè, ne ho trovato una di veramente interessante di due anni dopo, ecco, di due anni dopo. Grazie. Ormai, dottore, evidentemente stava anche cambiando la forma societaria, no? La società non era più una società, un'azienda municipalizzata, non era più un'azienda speciale, era un gruppo, perché dal 1 gennaio 2005 vi ricordo che l'azienda
è diventata un gruppo. C'è stato quel famoso spacchettamento, sono state costituite 7 società, poi AIM si è ricomprata tutte le altre e si è costituito attraverso una scissione proporzionale il gruppo AIM. Per quanto riguarda Giglioli, quello che ha dovuto dire, che ha voluto dire la Letta, io mi sono permesso di fare alcune precisazioni di cose che riguardano me, perché quando vengono fatte delle questioni che mi riguardano voglio poter rispondere. Vatti a vedere con il tuo avvocato tempi, modalità, date e via dicendo. Io darò la risposta su questo avvocato Borra. Ho un'ultima cosa da dirti. L'ultima cosa che ho da dirti è: io non ho mai avuto dubbi e l'ho detto prima della sentenza. Attenzione, ma questo poco importa perché fa parte delle opinioni personali. Non ho mai avuto dubbi su eventuali tuoi comportamenti delinquenziali, di truffa, non so cosa fosse. Mai avuto dubbi. Però il fatto, e qui te lo voglio dire qui, perché visto che tu in libertà hai detto alcune cose, ti dico anche qui. Tanto non ti nego la libertà. Ma ci sono, anche perché te la prenderei. Non mi è piaciuto quando ho saputo, e l'ho saputo abbastanza recentemente, perché non mi occupo di queste cose, devo fare dell'altro, che tu, prima di accettare l'incarico professionale, stendere la perizia, diciamo, per l'azienda, che sono certo hai fatto con dovizia, nell'interesse dell'azienda, facendo anche cambiare alcune questioni e facendo pagare meno l'azienda. Ma non mi è piaciuto, non sul piano della deontologia professionale, che non c'entra, che tu prima abbia avuto, diciamo, degli interessi tuoi, immobiliari, privati, con Valle, sapendo che poi sulla faccenda di cui eri chiamato dall'azienda per portare una tua perizia, una tua opinione, che così importante è stata, sapendo che lì c'entrava ancora una volta. Così non mi piace, ma non con ciò non faccio a te nessuna cosa. No. Dico che ci sono dei termini, noi spesso diciamo più in queste istanze, sì. A volte diciamo, sai, certo, era nel tuo diritto, ma c'è una questione di opportunità, che è un'altra cosa, che non c'entra, è una questione di stile. Tanto più quando qualcuno, come sei tu, tende a puntare il dito sugli altri, confronti degli altri. E precisamente questa... i tuoi confronti. Ascolta, precisiamo una cosa. Primo, tu sapevi ed è registrato che io ti ho raccontato esattamente quali erano stati i miei rapporti conclusi, peraltro, con Valle quando sono stato nominato assessore. Quindi tu queste cose le sapevi già da allora. E se non ne hai memoria, vatti a guardare le dimostrazioni. Seconda cosa, se non hai memoria neppure di quello che hai chiesto, che abbiamo chiesto nel 2008, siamo andati a chiedere a Zanguio che ci dicesse qual era il posto allora. Caro Gianni, poi no. Ci siamo trovati un uomo davanti che non riusciva a rispondere. Aveva tutta una sua equipe, c'era il dottor Vianello.